Sarpe, era pagliata e tornato. Allora, morirò così freddi. Ma in paradiso? A un certo punto, mentre sta in paradiso, come trova qualcuno che si abbassa, za, io metto dietro. Come vede qualcuno che gli sta davanti, za, io metto dietro. Come vede qualcuno che gli passa e gli strucia un attimino, za, io metto dietro. A un certo punto questi si stufano in paradiso, dice, oh, andiamo da San Pietro, io andiamo a te. Va uno da San Pietro, gli dice a San Pietro, senti una cosa, questo c'è Rocco Siffredi, che praticamente come te pieghi, come te giri, come te cose, il pietro lo mette dietro. Dice, dì qualche cosa, perché io gliela faccio più. Vabbè, diciamo, ce parlo io. Allora, San Pietro va da Rocco Siffredi e fa, senti, Rocco, una cosa, te stai a comportare un po' male. Purtroppo qui siamo in paradiso. Devi cercare un pochetto di trattenete, non è che come trovi uno che è una di qua e una di là, devi un attimo trattenete, perché qui si sono stufati. Se c'hai un'altra volta questi comportamenti, io ti mando all'inferno. Allora Rocco fa, guarda Pietro, io cercherò di stare più attento, cercherò di comportarmi meglio. Guarda, ce la metto tutta, è proprio un istinto mio, e come vedo dice, vabbè, mi raccomando, a un certo punto se gira San Pietro, gli casca le chiavi, si abbassa più le chiavi, Rocco, no, ma mi ha stufato, vattene all'inferno, io mando giù all'inferno. Allora va all'inferno, dopo una quindicina di giorni, 20 giorni, non si sentiva rumore sotto, niente. Allora San Pietro dice, ma che sta succedendo? Fammi andare a vedere. Dice, questo avrà combinato qualcosa. Va a vedere e vede tutto silenzio, tutto tranquillo. Pure il fuoco non c'è stava, si era spento pure il fuoco. Allora passa uno e gli fa, scusa, ma mi spieghi che è successo? Perché qua vedo che non c'è sta il fuoco, vedo tutto tranquillo. Ma fammi capire, ci ha mandato Rocco Siffredi. Abbassate tu a mettere la legna al fuoco.